Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di stress, ansia nel diabete, a cosa può essere legato, come può influire sulla glicemia e come è possibile affrontare queste problematiche. Ovviamente questo te lo dico solo dopo averti ricordato che io sono Emanuele, sono studente di medicina alla fine del terzo anno, sono diabetico da più di 15 anni e nonostante il diabete sono comunque riuscito a fare sport agonistico per diversi anni, tra cui essere stato in grado di riuscire a vincere un campionato italiano. Ora, vediamo noi. Stress e ansia. Ci sono diversi studi clinici che dimostrano come i pazienti diabetici siano sottoposti a un maggiore stress rispetto magari a specie per i pazienti tipo 1 rispetto ai pazienti tipo 2, proprio perché sono legate a numerose misurazioni, numerosi controlli, le paure che possono derivare dalla la glicemia che non è corretta, per cui dire oh mio Dio, è alta, è bassa, cosa devo fare, cosa non posso fare, cosa rischio, cosa non rischio, eventuali complicanze future. Per cui questo sicuramente è già testimoniato tramite degli studi. Ora, quello che si può fare è innanzitutto prendere consapevolezza della situazione in cui si è, ovvero sì, è vero, c'è il diabete tipo 1, sì, è vero, ci sono possibili complicanze future. Questo non significa che uno non siano affrontabili. 2. Non significa che ci siano in questo momento. Cosa intendo con affrontabili? Ovviamente intendo che, ok, è vero che se io non gestisco correttamente la terapia potrò andare incontro a delle problematiche, le ho già affrontate in altri video, però allo stesso tempo io posso influire positivamente su quello che è l'andamento delle mie glicemie durante la giornata, magari con un'alimentazione più corretta, facendo un adeguato esercizio fisico o comunque adottando quello che è uno stile di vita sano, ovviamente avere tutte le misurazioni delle glicemie, fare le insuline, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, mi rendo conto che possa essere anche stressante ricordarsi sempre di fare l'insulina. A questo ci viene incontro una cosa che io consiglio sempre nei video, ovvero mettersi le sveglie sul telefono quando uno si ha una sveglia che è a orario di colazione, metà mattina, pranzo, metà pomeriggio o due nel pomeriggio, una cena e una prima di andare a dormire, sono sei sveglie, hai le tue sei misurazioni durante il giorno che sono ampiamente sufficienti, per cui si ha un'idea di quello che è il controllo glicemico, dell'andamento delle glicemie durante la giornata e si può capire come influire meglio con determinate azioni su quello che è l'andamento della glicemia. Ovviamente questo te lo dirà il tuo diabetologo, quello comunque il personale che ti segue in ospedale o nel tuo centro diabetologico. Mi rendo comunque conto che sia pesante e difficile il dirsi se non si è abituati, specie magari una persona adulta con diabete tipo 1 che lavora, torna a casa tardi, magari torna a casa alle 6 o alle 7, è l'ultimo dei suoi pensieri dover mettersi a fare una passeggiata perché deve abbassare la glicemia e deve comunque restare in attività durante tutto il giorno. Me ne rendo conto di questo. Il problema è che al corpo tu puoi anche dire sono stanco, ma il tuo corpo ne ha comunque bisogno, per cui bisogna entro certi limiti comunque riuscire a cercare di entrare in una serie di nuove abitudini che privilegiano quindi quello che è l'attività fisica piuttosto che il non fare attività fisica. Ma un esempio può essere di fare attività fisica non per forza fare la passeggiata la sera dopo cena, può essere banalmente parcheggiare più distante, fare le scale a piedi invece di prendere l'ascensore. Cioè, sono queste le cose che permettono anche di fare attività fisica anche se uno lavora da seduto, ok? Oppure dipende poi dal lavoro, cioè se uno lavora in città e vive un attimo in periferia non è che ci può andare in bici, però se uno vive e lavora vicino a dove vive potrebbe spostarsi in bici, può spostarsi a piedi, quindi una serie di attività che promuovono quindi quello che è la salute e il benessere della persona. Ovviamente questo può riguardare anche i cibi o altre cose, ma non è questo il tema. Qua un'altra possibilità, oltre quindi a le sveglie piuttosto che prendere consapevolezza della situazione in cui si è, e questo canale spero possa aiutare le persone che si trovano in difficoltà a gestire questa problematica, può essere ad esempio un sostegno psicologico, questo che può arrivare ad esempio da professionisti preposti, ovvero lo psicologo o psicologa, dipende poi dal sesso, quindi professionisti che sono preposti alla risoluzione di problematiche legate allo stress e all'ansia. Sia chiaro, non è che lo psicologo ha la bacchetta magica per cui vai, ti siedi, lui ti dice come stai, ci sono triste e hai risolto il problema. Non funziona così. Ovviamente poi dipende anche dal tipo di psicologo che uno preferisce andare, c'è cioè magari quello che cioè uno che ha bisogno di dirti la verità in faccia in modo molto schietto, c'è cioè qualcuno che ha bisogno di dirti le cose in modo più tenue, per cui cambia da persona a persona. Però il concetto è che comunque ci bisogna mettersi del proprio impegno per poter raggiungere l'obiettivo, eventualmente di raggiungere un benessere psicofisico e mentale.
Uno psicologo quello che fa è semplicemente porti le giuste domande per farti avere una piena consapevolezza della situazione in cui sei e darti quindi gli strumenti per poter camminare da solo. Questo è quello che fa lo psicologo. Non fa altro, non ha la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ok? C'è da dire però che di solito in ogni centro diabetologico che si rispetti c'è sempre uno psicologo, proprio perché i diabetici sono sottoposti a problematiche anche quelle a depressione. Ora, non mi addentro adesso a parlare di depressione perché sarebbe un tema troppo ampio e non penso in questo momento di averne le competenze né la preparazione, ma ovviamente questa è una tematica che deve essere trattata sicuramente con dei professionisti, non di certo con un ragazzo che studia medicina e ti racconta le cose con qualche minuto, cioè ti racconta qualche informazione con qualche minuto su YouTube una volta a settimana. Però ovviamente se ti vuoi iscrivere, lasciare un mi piace o un commentino qua sotto va sempre bene. Altri consigli possono essere, oltre al camminare, in realtà ho citato camminare perché è l'attività più semplice che possiamo fare, ma in realtà tutto lo sport, tutta l'attività fisica fa rilasciare da parte del nostro sistema nervoso le endorfine. Le endorfine sono quelle molecole, sono neurotrasmettitori. Un neurotrasmettitore quindi è una molecola che viene rilasciata dal sistema nervoso e agisce su centri nervosi modulandoli, ovvero cambiando quindi quelle che sono le funzioni, che possono essere in positivo e in negativo, e positivo ovviamente ampliando il segnale, negativo diminuendo il segnale. In questo caso le endorfine hanno il compito di farci sentire bene, sono quelle molecole che vengono rilasciate quando noi stiamo bene, per cui fare attività fisica rilascia endorfine. Tra l'altro le endorfine sono le stesse molecole che vengono rilasciate quando mangiamo cioccolata, piccola curiosità, motivo per cui tendiamo a essere dipendenti dalla cioccolata. E quindi questo permette di anche migliorare quello che è lo stato d'animo e l'umore. Oltre a questo ci sono anche altre attività, possono essere ad esempio lo yoga, la meditazione, la musica, suonare uno strumento, cioè ognuno poi ha la propria declinazione di quello che può essere. Io ad esempio per me è fare attività fisica e passare del tempo con le persone a me care, ma nel senso, per qualcun altro potrebbe essere suonare uno strumento e cantare, che in questo modo si sfoga, e stare con gli amici, non lo so. Questo era comunque per fare un macro esempio generale. Inoltre, quando dico, con questo concludo, quando dico di prendere consapevolezza, con questo concludo, ricollegandomi al concetto iniziale, ovvero quando dico di prendere consapevolezza, faccio riferimento al fatto che la situazione è questa. Ok, non si può cambiare situazione, non si può dire oddio che stava meglio prima, vabbè, è successo, si va avanti, pace bene, non si può fare altro. Quello che si può fare appunto è dire ok, ho il diabete, effettivamente cos'è che non posso fare? Cioè, alla fine dei conti, se uno deve fare la lista, posso e non posso fare, cos'è che uno non può fare? Cioè, camminare puoi fare, mangiare li puoi fare, i dolci li puoi prendere, ovviamente. Non tutti i giorni o mangiando le fette di torte così a fine di ogni pasto, ma quello vale, è un concetto che vale per una persona sana. Attività fisica la può fare. Io ho vinto il campionato italiano nonostante sia diabetico. Nello studio può andare avanti. Studio medicina, non ho mai avuto problemi riguardanti lo studio per il diabete. Che altro può essere? Non lo so, a trovare un partner. Io ce l'ho la fidanzata, per cui non ho questo problema legato al diabete, e non lo è mai stato in realtà un problema. Problematiche con gli amici, non ho giudizio da parte degli altri neanche un po', anzi, io e i miei compagni, cioè, siccome io sono molto aperto nel parlare del diabete per chiunque me ne parli, la dimostrazione che ho un canale YouTube. I miei compagni, siccome io mi facevo la puntura in classe, alle superiori prima di merenda, i miei compagni di classe venivano a me e mi chiedevano: oh, posso fartela? Io dicevo: sì, certo, fai. Per cui, cioè, se trovo uno che mi chiede, dico certo, fai pure, non è che sia una roba scandalosa. Per cui è proprio il modo in cui ci si approccia e la si vive in prima persona che è quello che fanno gli altri lo guardano e dicono: ah, ok, è diabetico, pace e bene. Cioè, questo è il rapporto che hanno gli altri verso la malattia, per cui anzi, se possono, magari ti danno anche una mano, non so, ti dicono, ti ricordano di misurarla, ti dicono, ti portano le bustine di zucchero, dipende. Cioè, io c'avevo un mio amico che quando andavo in bici, di tanto metà allenamento veniva e diceva: oh, Zumi, mi hai misurato la glicemia? Gli faccio: sì, tranquillo, non ti preoccupare. Per cui
Con questo io ho concluso, ti ricordo che puoi lasciare un mi piace, un commento e iscriverti al canale se il video ti è piaciuto, ti è stato utile. Inoltre sul canale puoi trovare una serie di altri video che riguardano quindi la gestione del diabete, la terapia, il diabete e lo sport, ma anche i nuovi sensori. In questo momento ne sto provando due, questo qua e questo qua, questo è il libro, questo è un nuovo sensore che mi ha contattato un'azienda cinese per provarlo, un CGM, quindi tipo Dexcom. È uscito un video sul canale a proposito di questo. E, che dire? Vedete tutto e noi ci vediamo al prossimo video. A martedì. Ciao.